Oggi vi porto con me dal parrucchiere a rifarmi i capelli rosa, così capite anche perché spesso, anche se ho la ricrescita, rimando il più possibile. Infatti, per fare tutto ci vogliono circa 4 ore. Prima di tutto si applica il decolorante sulla ricrescita, infatti il colore rosa non attacca sui capelli naturali. Una volta messo il decolorante bisogna aspettare che agisca e per velocizzare il processo mi mettono sotto questo disco rotante bollente che d'estate vi assicuro non è proprio piacevole, ma senza ci vorrebbe ancora più tempo. Una volta schiarita la base bisogna passare al lavaggio e poi asciugarli completamente. A questo punto si riparte a spennellare, ma stavolta con il colore rosa. Prima sulla base e poi piano piano si mischia su tutta la testa. Io scelgo sempre un colore più acceso di quello che voglio realmente in modo che duri per un po' di lavaggi senza doverlo ritoccare a casa, tanto man mano che si lava si schiarisce e arriva al colore che realmente mi piace. Comunque si aspetta ancora che faccia effetto e poi di nuovo al lavaggio con shampoo, balsamo e prodotti vari finché tutto l'eccesso non è andato via. A questo punto di nuovo sotto il phon, messa in piega, una passata di piastra perché altrimenti guardate che capelli che ho. Anche questo passaggio ovviamente richiede un po' di tempo, ma ne vale la pena perché voilà, ecco qua il risultato. Che ne dite? Ne è valsa la pena aspettare 4 ore, dai!